Tutto fa presagire ad un big match, due squadre a punteggio pieno, il Bitonto 12 punti, 9 punti per il Molfetta. È un gran derby quello che andremo a vivere tra pochi minuti, il palcoscenico, il Palaborsellino di Bitonto e Futsal Bitonto contro Aquile Molfetta, l'ottava giornata del campionato di Serie B, girone G. Andiamo a dare subito uno sguardo alle due formazioni per la squadra ospite, con il numero 1 Vitale, 2 di Benedetto, 3 Castanelli, 4 Dell'Olio, 5 Pedone, 6 Lerario, 7 Murolo, 8 Ortiz, 9 Palermo, 10 Gonzales, 12 Claudio Lo Popolo, 18 di Benedetto. Panchina mister Rutigliani per i padroni di casa, invece con il numero 1 Ritorno, 2 Acquafredda, 3 Catucci, 4 Minenna, 5 Orlino, 6 Giancola, 7 il capitano Barbosa, 8 Caggianelli, 9 Lovascio, 10 Cantieri, 11 Deliso, 12 Saracino. A dirigere l'incontro ci sono i signori Nappo della sezione di Ercolano, coadiuvato da Granata della sezione di Sara Consiglina. Il cronometrista è Corsini della sezione di Taranto, squadra in campo con il Bitonto che attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi. Maglia verde, pantaloncino nero, dall'altra parte il completo rosso per l'Aquile Molfetta. Starting five schierato da mister Di Bari con Ritorno tra i pali, Orlino, Caggianelli, Barbosa e il numero 10 Cantieri. Dall'altra parte Rutigliani schiera tra i pali il solito Claudio Lo Popolo. C'è Pedone, c'è Dell'Olio, c'è il numero 8 Ortiz e poi a completare lo starting five Antonio Di Benedetto. Due tempi da 20 minuti effettivi per un grandissimo spettacolo. Due squadre allestite per far bene, per stupire in questo campionato, per puntare a vincere. Due squadre ferme però da un paio di turni causa Covid. Si torna in campo oggi. Questo big match, qualche problema per la porta di difesa dallo Popolo, ma adesso dovrebbe essere tutto pronto. Calcio d'inizio affidato al Futsal Bitonto, Orlino e Barbosa sul pallone. Ultimi check, si parte, primo possesso a favore del Futsal Bitonto con Barbosa che rischia subito, Dell'Olio super aggressivo, mette palla in fallo laterale, rimessa a favore Futsal Bitonto. Batte Caggianelli, palla per Orlino, ancora lo scarico per Caggianelli che va a calciare, una deviazione, palla sul fondo. Barbosa dentro per Caggianelli, chiude a Pedone, rimessa laterale, resta davanti il Futsal Bitonto. Palla per Barbosa che sbaglia ancora, Dell'Olio parte, velocissimo Dell'Olio, dall'altra parte Ortiz, la deviazione di Caggianelli con il ritorno che va a bloccare, va a mettere subito in movimento Cantieri. Sbaglia il numero 10 Cantieri, la rimessa a favore del Molfetta, attende nella propria metà campo il Bitonto, batte Ortiz, palla per Di Benedetto, Dell'Olio, passaggio impreciso anche da parte di Di Benedetto, rimessa a favore Bitonto, Barbosa, chiude Ortiz, altra rimessa a favore Bitonto, pressione altissima da parte del Molfetta che sta mettendo un po' in difficoltà il Bitonto, che prova ad uscire, ancora Dell'Olio, ancora ritorno, va a bloccare, poi subito davanti per Barbosa che prova ad andare via, li piomba addosso, ancora Pedone, ritmi davvero altissimi in questo primo minuto di questa prima frazione. Barbosa per Cantieri che prova a coordinarsi, la palla è un po' alta, difficile da raggiungere, rimessa laterale a favore Molfetta, batte Ortiz, palla per Lo Popolo, lungo
purtroppo non ci può arrivare dell'olio. Ci sarà rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Pronto a battere Orlino, si allarga al ritorno che vuole ricevere, vuole impostare lui. La palla è proprio per il numero uno del Bitonto che va a cercare la porta, lo Popolo non la tiene, poi deve migliorare, va a bloccare in un secondo momento con qualche rischio. Palla per Di Benedetto, pedone, palla per Dell'Olio, chiusura questa volta precisa da parte di Cantieri, la rimessa a favore del Molfetta, batte Ortiz, palla per pedone, Dell'Olio, tocca ancora Cantieri, altra rimessa a favore Molfetta, c'è poco spazio, c'è poca possibilità di avere possesso palla, perché davvero la pressione in fase di non possesso è davvero alta. Cantieri recupera palla, una buona occasione per il Bitonto, Cantieri prova ad andare via, messo giù, non c'è fallo, altra ripartenza, pedone, va via, 3 contro 1, Ortiz, fino in fondo, Di Benedetto, la sblocca in Molfetta. Molfetta 1, Bitonto 0, è partita fortissimo la squadra di mister Rutigliani. ...1.40 sul cronometro e davanti la squadra ospite. Recupera ancora un pallone il Molfetta, davvero complicati questi primi minuti per Barbosa e compagni. Orlino, palla per Caggianelli, altra chiusura di Dell'Olio che lì davanti sta facendo un lavoro pazzesco. Palla per il ritorno, lungo da Cantieri, Orlino prova ad arpionare il pallone a Ortiz, alla fine Orlino recupera palla, prova ad andare via, Dell'Olio chiude, la rimessa è a favore del Molfetta, ultimo a toccare è stato il numero 5 del Bitonto. Batte Dell'Olio, palla per Ortiz, con calma pedone, in pressione Barbosa, si va ancora da Ortiz, dentro per Di Benedetto, Ortiz, manda a vuoto Barbosa, Dell'Olio per Di Benedetto, pedone, a spazio qui sulla destra, preferisce con calma tornare da Di Benedetto, scambiano i due, Dell'Olio, prova ad andare via, sbaglia il passaggio per Di Benedetto, rimessa laterale a favore Bitonto. Batte Cantieri per ritorno, ancora palla per il numero 10 che sbaglia però il suggerimento per Orlino, un po' adesso tesa la squadra allenata da mister Di Bari, che probabilmente non si aspettava un avvio di gara così complicato. Dell'Olio muove palla, palla per pedone, Ortiz per Di Benedetto, Dell'Olio lascia sfilare Barbosa, palla per ritorno che va subito lungo di testa Dell'Olio, la rimessa a favore del Bitonto, batte il capitano per Orlino, Caggianelli, palla per Barbosa che può puntare Di Benedetto, non c'è spazio, si torna indietro da Caggianelli, Cantieri attaccato da Dell'Olio, Caggianelli ancora in difficoltà il Bitonto, ritorno alla blocca, va subito lungo da Orlino, troppo, nessun problema per Lo Popolo che con le mani va lungo, preciso da Ortiz che mette giù, torna indietro da pedone, tanto si è riposizionato il Bitonto, Di Benedetto per Dell'Olio, dietro ancora per pedone, Ortiz, Di Benedetto, palla che passa, si torna ancora indietro da Ortiz, Di Benedetto, può puntare Orlino, vediamo se prova ad andare via, torna indietro invece da pedone, non vuole rischiare, Ortiz, pedone, ancora Ortiz, buon possesso da parte del Molfetta, pedone, prova ad andare via, pedone, non calcia Di Benedetto, ancora dietro per Ortiz, la finta di Dell'Olio che poi prova a buttarsi dentro, Ortiz, ancora Di Benedetto, pedone, in pressione Caggianelli, ancora pedone,
prova a far uscire adesso il Biconte, il Molfetta, pedone lungo, bene da Dell'Olio, lo stop, calcia! Ancora! Dell'Olio, Molfetta 2, Bitonto 0, un super gol di Silvio Dell'Olio. E 10, sblocca, raddoppia ancora il Molfetta con un'azione magistrale, occhio ancora Dell'Olio che ruba palla, va via, messo giù, trattenuta evidente da parte di Barbosa, cartellino giallo ai danni del capitano del Bitonto. Bitonto che deve provare a reagire. Non è facile perché il Molfetta in questi primi 4 minuti e 30 non ha sbagliato un passaggio, ha fatto tutto alla perfezione anche nell'occasione del secondo gol, è stato bravissimo a far uscire il Bitonto, poi Dell'Olio si è fatto trovare pronto a stoppare, a calciare in maniera rapidissima, nulla da fare per il ritorno. Adesso prepara questo calcio di punizione Ortiz. Già verso la porta, la traversa di Ortiz, rischia ancora il Bitonto, si riparte da Lo Popolo, lungo di testa Orlino, questa è una buona ripartenza da parte del Bitonto con Barbosa, chiusa ancora da un Dell'Olio davvero indiavolato, palla dentro, Orlino salva sulla linea e salva ancora il Bitonto dal 3-0. Vicinissimo a triplicare il Molfetta, prima con Ortiz, un calcio di punizione violentissimo deviato sulla traversa da ritorno e adesso un super Dell'Olio che ha recuperato palla, è partito davvero sulla linea, ha salvato Orlino. Si ripartirà con la rimessa laterale a favore del Molfetta. È sceso in campo con una cattiveria davvero rara, cattiveria agonistica, sta permettendo di essere davanti di due reti con le mani in ritorno per Caggianelli. Orlino, palla per Barbosa, dentro per Cantieri che va di testa, nessun problema per Lo Popolo, palla per Ortiz, pedone, ancora Ortiz, lungo, Orlino tocca, palla in fallo laterale, pronto a battere Di Benedetto. Pedone, palla per Ortiz, lungo ancora per Di Benedetto, non può tenerla il numero 2, l'autore del primo gol del Molfetta, batte subito il Bitonto, calcia Cantieri, palla sul fondo. Dell'Olio, palla per Di Benedetto, pedone, Ortiz adesso prova a stare alto il Bitonto che batte subito questo calcio d'angolo, la conclusione di Barbosa murata da pedone, batte Cantieri per Orlino, Caggianelli, calcia anche lui, conclusione non precisa, nessun problema per Lo Popolo che è pronto a riprendere il gioco. Con le mani, palla per Di Benedetto, pedone, palla per Ortiz che può puntare Caggianelli, chiude bene il numero 8 del Bitonto. Batte Ortiz, palla buona per Murolo, dentro a cercare Di Benedetto, ha chiuso Cantieri, ripartenza Bitonto con Caggianelli, palla per Orlino, ancora una volta non preciso il suggerimento.
batte Murolo, palla per Pedone, Ortiz, ancora Murolo, mezzo al campo, prova ad andare via, recupera palla Barbosa che però la lascia lì, recupera palla Reino che guadagna questa rimessa laterale. Batte Reino per Ortiz, Pedone, Murolo dall'altra parte, Cagianelli recupera palla, riparte il Bitonto, brutto intervento di Ortiz, rimedia anche lui il cartellino giallo, oltre a Barbosa anche l'altro capitano. Due li ammoniti fino ad ora, allora Barbosa per il Bitonto e Ortiz per il Molfetta, batte il calcio di punizione Orlino, lo scambio con Cagianelli, a spazio adesso Barbosa che può puntare Pedone, dentro da Cantieri, Barbosa calcia in scivolata Murolo che poi va a recuperare palla e riparte, va giù Murolo, non c'è fallo, poi con estrema calma torna indietro da Pedone, Reino, ancora Pedone. Palla per Murolo, dentro per Reino, lo scarico per Murolo, gioca a memoria il Molfetta con Ortiz che va a colpire l'esterno della rete. Dall'altra parte, palla per Cantieri, chiude Pedone, calcio d'angolo a favore di Vitonto. Non c'è un attimo per rifiatare. Abbiamo assistito a un'altra azione perfetta da parte del Molfetta che ha memoria. Occhio a Cantieri con Lo Popolo che salva sulla linea le proteste da parte di Cantieri. Secondo il Bitonto la palla aveva oltrepassato la linea. Calcio a Cagianelli, chiude Pedone. Sette minuti trascorsi sul cronometro, conduce il Molfetta 2-0. Le reti fino adesso di Benedetto e dell'Olio. Primo cambio per mister Di Bari, fuori Cagianelli, dentro il numero 11 Michele Deliso. Cambio anche per il Molfetta, fuori Lo Popolo, al suo posto vitale Barbosa per Deliso, appena entrato non riesce ad impattare, numero 11, rientra in campo anche dell'Olio al posto di Ortiz. Sto facendo adesso un po' ruotare mister Rutigliani, ritorno blocca su Reino, poi con le mani lungo da Barbosa riesce a tenere la palla in campo, poi Pedone si rifugia in fallo laterale, rimessa batte Barbosa, palla dentro per Deliso, attaccato da Pedone, recupera palla Murolo, messo giù da Barbosa, rischia adesso il capitano del Bitonto che è già munito, calcio di punizione a favore del Molfetta, batte Murolo, palla per Pedone, dell'Olio, ancora di prima per Reino, si torna indietro, ancora da dell'Olio, Murolo, Pedone sbaglia, Deliso per poco non riesce a recuperare palla, poi Murolo prova a rimediare, alla fine porta a casa la rimessa laterale il Molfetta con Reino, palla per Pedone, dell'Olio, Pedone, ancora palla per dell'Olio, Murolo, un po' di spazio con l'esterno per Reino, gliela ridà per andare a calciare, ma chiude bene il Bitonto. Si deve ancora difendere, altro 1-2 che non si riesce a chiudere, Barbosa si gira, palla per Cantieri, il cross con Pedone che recupera palla, poi sbaglia però il passaggio, rimessa laterale a favore Bitonto, Barbosa, palla per Cantieri che va a calciare, palla alta,
dell'olio lungo da Murolo, troppo irraggiungibile per il numero 7 in maglia rossa. Allora ritorno per Orlino, Barbosa dentro a cercare il mio entrato Lovascio, ha preso il posto di Cantieri, palla imprecisa e allora rimessa laterale a favore Molfetta, batte dell'olio, pedone Murolo, pedone Reino, la palla è uscita, rimessa a favore Bitonto. Deniso, palla dentro, la palla però non era posizionata sulla linea e allora cambio di rimessa a favore Molfetta, fuori pedone, dentro Ortiz, di fatto hanno riposato tutti quelli del Molfetta, invece Orlino e Barbosa sono in campo dall'inizio. Reino, calcio forte, aveva mirato all'incrocio dei pali, palla che termina fuori. Barbosa, palla per Deliso, Lovascio, calcio anche lui, lo popolo non la tiene, arriva prima Reino di Deliso e salva la rete dell'1-2. Poi si fa anche male Reino, chiama subito il cambio, problema alla coscia, forse uno stiramento quando si è allungato per salvare la rete dell'1-2, tanto già pronto ad entrare in campo Di Benedetto. Si rialza Reino e adesso lascia il campo al suo posto, come detto, Di Benedetto. Rimessa laterale a favore di Tonto, 8:40 i minuti giocati fino ad ora, sempre 2-0 a favore del Molfetta. Batte Orlino, palla dentro per Lovascio, che poco fa ha impegnato Lo Popolo. Batte Deliso, palla per Barbosa, Lovascio, ancora Barbosa, prova a rientrare sul destro, dell'olio sempre molto concentrato, riesce a mettere in palla laterale. Orlin, palla per Barbosa, sempre in pressione dell'olio, chiude Di Benedetto su Deliso, altra rimessa a favore dei padroni di casa. Barbosa, palla per Orlino, Lovascio con il sinistro, deve tornare indietro, poi una spinta, non c'è fallo, la rimessa è anche a favore del Molfetta. Dell'olio, Ortiz, Murolo, Ortiz, dell'olio, palla dentro, ritorno, può recuperare senza problemi, va a servire subito Barbosa, cerca di verticalizzare, palla che arriva a Lovascio, Murolo, palla per Di Benedetto, recupera Barbosa, messo giù, questa volta il fallo c'è e ci sarà calcio di punizione a favore del Futsal Bitonto. Batte Orlino questo calcio di punizione verso la porta, palla che termina di poco fuori, Lo Popolo lungo, bene per Murolo, in qualche modo la tocca ma senza impensierire. Ritorno che adesso con le mani va lungo, sbaglia però il numero uno del Bitonto, batte Ortiz, Lo Popolo va a calciare addirittura, ritorno non riesce a bloccarla, la mette in calcio d'angolo. Il
Calcio d'angolo affidato a Di Benedetto, è entrato in campo anche Pedone. Palla per Ortiz che va a calciare, palla alta. Con le mani per il neo entrato Acqua Fredda, palla per Barbosa, Acqua Fredda. Dribbling, manda a vuoto dell'olio, poi Deliso prova ad andare via. Deliso riesce a toccare palla, ma chiude ancora bene il Molfetta che libera altrettanto bene. Pedone poi costretto a metterla lunga, ritorno con le mani per Lovascio, Acqua Fredda dentro dove non c'è nessun compagno. Allora Pedone per Ortiz, Barbosa recupera palla, poi ancora Ortiz, ma vince il contrasto Deliso che perde di nuovo palla, la tocca Di Benedetto, Barbosa lascia sfilare e con calma è pronto a battere questa rimessa laterale. Palla per Acqua Fredda, Lovascio si accentra e calcia Lovascio, altra conclusione, altra risposta di Lopopolo che poi con le mani, ancora preciso da Ortiz, mette giù Ortiz, ritorno a vuoto Ortiz, fino in fondo, calcia ancora, ritorno e poi con le mani la blocca, altro brivido per il Bitonto che prova a pressare alto, lascia un po' di campo in zona offensiva al Molfetta. Adesso erroraccio di Barbosa, dell'olio calcia, ritorno, salva ancora il Bitonto vicino alla doppietta. Silvio dell'olio, rimessa in zona offensiva di Benedetto, palla per Ortiz che da lì calcia, altra risposta di Marco, ritorno, poi Ortiz di testa dietro per Lopopolo, lungo da Di Benedetto, esce ritorno con un tempismo perfetto di testa, mette in fallo laterale. Di Benedetto, palla dentro, tocca Deliso, Pedone con calma, Ortiz, dell'olio, Pedone, palla per Ortiz, Lopopolo, Di Benedetto, dell'olio, dentro per Di Benedetto, palla troppo lunga, Acqua Fredda, Barbosa, la spinta di dell'olio, intervento palloso, calcio di punizione a favore del padrone di casa. Batte Acqua Fredda per Deliso, Acqua Fredda, bene per Lovascio, dall'altra parte a cercare Barbosa, la deviazione che per poco non terminava verso la porta, ci sarà calcio d'angolo a favore Bitonto. Batte Barbosa, si stacca Lovascio, la palla è per Deliso, un altro errore però da parte di Barbosa, dell'olio, palla per Di Benedetto, non la tocca Acqua Fredda, la rimessa a favore del Bitonto, battuta subito Deliso, palla per Lovascio che va ancora a calciare, Antonio Lovascio accorcia il Bitonto 1-2. Conclusione improvvisa di Lovascio. E 1-2 adesso con il Bitonto che adesso sulle ali dell'entusiasmo prova a pressare a tutto campo. Dell'olio, palla per Reino che rientra in campo. Nulla di grave allora per il numero 10. Dell'olio, Pedone, palla per Di Benedetto. Va a calciare, chiude Barbosa. Ci aveva provato in altre due situazioni Lovascio, Lopopolo aveva risposto sempre presente, si è dovuto arrendere invece sulla terza conclusione il super portiere del Molfetta che adesso va ad impostare, palla regalata però a Barbosa, Barbosa con il sinistro, l'apertura dall'altra parte per Deliso, secondo palo,
ribattuto il suggerimento di Deliso, acqua fredda per Barbosa, da lì può puntare dell'olio, Barbosa fino in fondo, calcio a Barbosa, esterno della rete. Palla per Di Benedetto, riesce ancora solo a toccare il numero 2 del Molfetta, rimessa dal fondo con le mani in ritorno per Acqua Fredda. Lovascio, Acqua Fredda, Delige con la mano di Benedetto, giudicata solo deviazione, rimessa battuta subito, Lovascio, palla dentro per Delige che va a calciare il Popolo con il volto. Salva il Molfetta che adesso sta rischiando qualcosa in più. 13 minuti sul cronometro, Bitonto 1, Molfetta 2. In avvio di gara dicevamo un big match, effettivamente stiamo assistendo a un gran bel incontro. Rimessa laterale, pronto Deliso. Palla per Barbosa che calcia come può, palla che termina fuori. Time out, pubblicità per noi. Lo Popolo di testa, l'anticipo di Acqua Fredda su Murolo. Batte Murolo, palla per Pedone, Reino, tocca Lovascio, poi Lo Popolo deve difendere su Barbosa, va a bloccare e poi con le mani, questa volta però Acqua Fredda è attento. Prova ad andare via Deliso su dell'olio, rimessa laterale a favore del Bitonto. Barbosa, Acqua Fredda, palla per Lovascio, ancora dell'olio a chiudere, altra rimessa a favore Bitonto. Uno, due, batte Deliso, palla per Barbosa, dietro per ritorno, lungo di testa Pedone, rimessa laterale ancora a favore Bitonto. Batte Acqua Fredda per ritorno. Lovascio. Non si gira. Palla per Barbosa che viene chiuso da Murolo. Acqua Fredda. Gran palla per Deliso che la mette giù molto bene. Chiude Pedone. Riparte il capitano della Molfetta. Palla per Reino che prova a mettersi in proprio e calcia. Palla sul fondo.
Si rivede in campo Caggianelli al posto di Lovascio, l'autore del gol che ha accorciato. Con le mani ritorna, palla proprio per Caggianelli. Campanile di testa meglio deluso, nonostante i centimetri in meno. Salta di più rispetto a Pedone dell'Olio. Pedone, palla per Murolo. Troppo forte il passaggio per Regno, rimessa laterale a favore di Tonto. La pressione di Murolo, palla che termina in fallo laterale. Acqua fredda, ancora lo scambio con Deliso. Caggianelli dentro per Deliso, palla fuori, sbagliato Caggianelli, rimessa laterale a favore del Molfetta. Batte dell'Olio, palla per Pedone. Reino, acqua fredda, lo attende, poi Reino torna da Pedone. Ancora dell'Olio, dall'altra parte Reino, Pedone. Sbaglia questa volta il capitano del Molfetta. Acqua fredda, palla per Caggianelli, Deliso. Acqua fredda, ancora Deliso. Un po' in ombra, Barbosa. Un po' sottotono il capitano del Bitonto. Ritorno, palla per acqua fredda, prova ad uscire dalla prima pressione il Bitonto, il Molfetta è sempre lì. Dell'Olio sporca il lancio di Caggianelli, rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Fuori dell'Olio, dentro Ortiz. Ultimi 5 minuti di questo primo tempo infuocato. Batte acqua fredda, dietro ancora per ritorno, lungo a cercare Deliso, questa volta meglio Pedone. E Caggianelli prova a lottare, alla fine la meglio Murolo, perché la rimessa è degli ospiti. Commette lo stesso errore Reino. Allora il cambio di rimessa a favore del Bitonto. Calcia verso la porta Cantieri, palla che colpisce il palo, non c'era stata però nessuna deviazione. Comunque lo popolo batte, Reino non aggancia, sbaglia lo stop, rimessa laterale a favore del Bitonto, batte Caggianelli, palla per Barbosa, prova ad andare via, è stato sempre chiuso in questa circostanza Barbosa, che adesso preferisce calciare. Calcia anche ritorno dalla distanza, la porta è vuota, Ortiz temporeggia troppo, allora Cantieri recupera palla, poi la recupera Murolo, ma anche Barbosa. Barbosa, finta il destro, messo giù, questa volta c'è fallo, calcio di punizione a favore di Tonto, da una posizione davvero interessante. Ha rischiato molto Ortiz, perché anche lui era già munito, infatti chiede il cartellino il Bitonto. Ci sarà solo calcio di punizione. Sulla scheda c'è Caggianelli. In barriera per Lo Popolo. Cantieri tocca per Cantieri, il pareggio del Bitonto, uno schema davvero insolito, è stato Caggianelli a toccare per Cantieri, che ha colpito davvero benissimo, destro precisissimo, nulla da fare per Lo Popolo. È 2-2. Ritorno lungo, soltanto quasi la porta, palla sul fondo. Lo Popolo per Ortiz, Caggianelli tocca, la rimessa a favore del Molfetta.
Piedone, palla lunga tra le mani di ritorno tra Gianelli, palla per Barbosa, lungo il suggerimento per Acqua Fredda. Sbaglia Cantieri, poi il muro lo prova ad andare via, prova a fare tutto da solo, alla fine l'intervento di Cagianelli sul pallone, la rimessa a favore della Molfetta. Tanto in campo per il Molfetta, l'altro di Benedetto, classe 2000, Murolo, prova ad andare via da solo, vince un contrasto, Ortiz, palla dentro, chiude Cantieri, ripartenza Barbosa, Barbosa contro Pedone, Barbosa calcia, Pedone chiude, calcio d'angolo a favore Bitonto, altro time out, altro spot pubblicitario per noi. Due, due, oh, 3.30 ancora da giocare, calcio d'angolo a favore Bitonto, batte Barbosa, sbaglia il capitano, oggi qualche scelta sbagliata da parte di Barbosa, di testa Murolo, contrasto con il ritorno, resta giù Murolo, problema alla schiena per il numero 7 nel contrasto con il ritorno, che adesso praticamente sta uscendo oltre la propria area di competenza su tutti i lanci della Molfetta. Proprio da un lancio è nato il secondo gol della Molfetta. Ultimo tocco di Salvatore Di Benedetto, ci sarà rimessa laterale a favore Bitonto, Cagianelli, ritorno, palla per Acqua Fredda, ancora lungo il suggerimento di ritorno, ancora rimessa dal fondo, Lo Popolo per Pedone, Di Benedetto, Murolo per Ortiz, ritorno, ancora si fa trovare lì al limite dell'area, sbaglia però il passaggio, batte subito Salvatore Di Benedetto, Pedone per Murolo, Pedone, Lo Popolo rischia, tocca Cantieri, ci sarà rimessa laterale a favore Molfetta, batte Murolo, palla per Lo Popolo, palla per Ortiz, mette giù e calcia, chiude Cagianelli, poi Murolo, palla per Ortiz, ritorna ancora Ortiz, riparte subito il Bitonto con Barbosa, Barbosa, fine in fondo, calcia Barbosa, Lo Popolo dice di no, poi Cagianelli messo giù, non c'è fallo, recupera palla Cantieri, Murolo in pressione, ritorno subito per Barbosa, che va via, Barbosa col sinistro calcia, Pedone in scivolata, poi Lo Popolo recupera palla, non riesce a far ripartire subito i suoi, e poi costretto a metterla lunga, dove c'è solo ritorno, palla per Cagianelli, protegge Cagianelli, prova ad andare via, ha chiuso Ortiz, adesso da una parte all'altra, senza respiro. Cantieri, palla sul a cercare Cagianelli, ha chiuso Ortiz che subisce fallo, è il terzo fallo commesso dal Bitonto, 4 invece i falli commessi dal Molfetta. Pedone, Murolo, Dell'Olio, si rivede in campo l'autore del secondo gol, palla per Murolo, Ortiz per Dell'Olio, Murolo, ancora la chiusura di Deliso, ritorno, può bloccare, va a servire subito Barbosa, palla lunga per Cantieri, troppo, non ci può arrivare il numero 10 in maglia verde, Ortiz riceve Lo Popolo, palla tesa, Acqua Fredda tocca, rimessa laterale a favore Molfetta, batte Dell'Olio, palla per Ortiz che calcia subito, colpito Cantieri, Dell'Olio, palla per Pedone, Di Benedetto,
Ortiz Di Benedetto, ancora Ortiz. Buono il movimento di Benedetto che mette in su palla, poi prova a girarsi, la rimessa a favore del Molfetta. Dell'Olio, palla per Pedone. Ortiz prova a puntare acqua fredda, si accentra, finta il destro, poi col sinistro ha chiuso acqua fredda, rimessa laterale a favore Molfetta. Sta per partire l'ultimo giro di orologio. Di Benedetto, palla per Ortiz, dentro, sbaglia però la misura del passaggio, riparte Deliso, velocissimo Deliso, fino in fondo Deliso che va a calciare, altra splendida chiusura di Pedone, altra ripartenza, Ortiz per Dell'Olio, palla a giro, cercato la porta di fatto Dell'Olio, palla che termina lontana dallo specchio. Cantieri ad impostare, palla per acqua fredda, ancora Cantieri, sempre in pressione il Molfetta. Dell'Olio come può, alla fine Cantieri riesce ad uscire, Cantieri palla sul secondo palo, Di Benedetto tocca, Lo Popolo blocca, palla ancora per il numero 2 della Molfetta, Pedone, Ortiz, Pedone va lungo, alla meglio Ortiz su Cantieri, va a calciare Ortiz, poi chiede scusa Dell'Olio, si difende ancora bene il Bitonto, rimessa laterale a favore Molfetta, 13 secondi al termine del primo tempo, Dell'Olio dentro, ha letto bene acqua fredda, poi Deliso rischia troppo, ancora Di Benedetto, traversa ancora, colpita dal Molfetta, la seconda traversa colpita dagli ospiti, sempre dopo una deviazione di ritorno, però calcio d'angolo, vuole chiudere davanti il Molfetta, palla dentro, recupera palla acqua fredda, Cantieri deve andare lungo, diventa un tiro, Lo Popolo blocca e poi calcia, palla che termina alta, il primo tempo ormai terminato. Adesso la sirena di Pizzetisco, finisce qui la prima frazione tra Futsal Bitonto e Aquila e Molfetta, un primo tempo davvero bellissimo, si va negli spogliatoi sul risultato di 2-2, la rete di Benedetto e Dell'Olio, poi accorciato Lovascio, ha pareggiato Cantieri, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità.
Squadre di nuovo in campo, si riparte dal 2-2 del primo tempo, si riparte con il calcio a favore del Molfetta. Si riparte da Lo Popolo tra i pali. Pedone di Benedetto, Dell'Olio e Ortiz. Dall'altra parte ritorno Deliso, Orlino, Cantieri e Barbosa. Primo fallo commesso dal Molfetta in questo secondo tempo. Pronto a battere Orlino. Cantieri, l'autore del gol, che ha messo di nuovo tutto in pari. Sbaglia Cantieri. Lascia sfilare Lo Popolo, che adesso con le mani va a servire Dell'Olio. Palla per Pedone. Va lungo Pedone, direttamente tra le mani di mister Di Bari. Rimessa laterale a favore Bitonto, batte Capitan Barbosa. Cantieri. Chiusura di Ortiz, rimessa dal fondo a favore Bitonto. Ad impostare Dario Orlino, dice il capitano di questo futsal Bitonto. Deliso, torna indietro, da Cantieri, ancora Orlino, protegge bene, poi va giù, non c'è fallo, si rialza, possesso ancora Bitonto, Barbosa prova a puntare Di Benedetto, rientra sul destro, gran palla per Deliso, va a calciare Deliso, la grande risposta di Lo Popolo. Primo squillo in questo secondo tempo da parte del Bitonto, prima risposta di Claudio Lo Popolo. Batte Barbosa, palla dentro, deviazione, ci sarà calcio d'angolo a favore Bitonto. Pronto a battere Claudio Barbosa. Sbaglia il capitano, palla che termina direttamente fuori, rimessa dal fondo a favore Molfetta. Pedone, palla per Di Benedetto, recupera Barbosa, che calcia! Palla che termina forse addirittura in fallo laterale, ma altra grande occasione per il Bitonto. Sì, effettivamente rimessa a favore del Molfetta, batte Pedone, palla per Lo Popolo, attaccato subito, va a lungo, palla che termina oltre la linea laterale. Batte Orlino. Ritorno lungo, palla per Barbosa che prova a metterla giù, non bene. Ortiz prova a cambiare passo, si gira, va via, poi con calma dall'altra parte per Dell'Olio. Di Benedetto, Dell'Olio. Si torna indietro da Capitan Pedone, Ortiz. Si accentra, Ortiz, palla per Pedone, recupera Barbosa. Solo per un attimo, rimessa laterale a favore Molfetta. Molfetta che ha colpito due legni nel primo tempo, prima con Ortiz, calcio di punizione. Occhio ancora Barbosa, sta rischiando adesso il Molfetta. L'ha toccata nuovamente Lo Popolo, rimessa a favore di Tonto che batte subito con Deliso. Altra deviazione, altra rimessa laterale a favore di Tonto. Dicevamo l'altro legno colpito da Dell'Olio, in entrambe le situazioni c'è stata la deviazione di ritorno. Orlino, palla dentro, Di Benedetto rischia, il Molfetta che non è partito con la stessa intensità del primo tempo, adesso sta subendo un po' la manovra offensiva del Bitonto. Calcio d'angolo, pronto Barbosa, il secondo in questa seconda frazione. Barbosa, palla dentro, resta lì, ancora una deviazione, stava per beffare Lo Popolo che va subito a mettere in movimento Di Benedetto. Si trova una deviazione, la rimessa, battuta sempre da Di Benedetto. Ortiz, finta il destro, va via, col sinistro, ha chiuso Barbosa. Gran lavoro da parte dello spagnolo. Adesso va a servire Dell'Olio, calcia, non trova la deviazione, sotto porta di Benedetto. Ci sarà rimessa
laterale a favore del Bitonto. Barbosa ancora una volta direttamente fuori. Posizione la più avanzata, allora batte Di Benedetto, palla per Dell'Olio. Dall'altra parte Ortiz che prova a puntare Barbosa. Non c'è spazio, regala palla a Cantieri, poi tocca Pedone, sempre puntuale negli interventi difensivi. Ortiz, palla dall'altra parte per Di Benedetto. Non con i giri giusti, rimessa laterale, batte Orlino, palla per Barbosa. Deliso, dentro per Orlino che prova subito a calciare, ha chiuso Pedone, poi Ortiz deve liberare, palla per Lopopolo. Di Benedetto rischia il Molfetta, palla per Orlino, lo stoppo, poi calcia, altra chiusura di Ortiz, poi Pedone con calma per Ortiz dall'altra parte, altro errore da parte del numero 8, batte subito il Bitonto, ritorno, palla per Deliso. Dall'altra parte letta bene da Di Benedetto, poi Barbosa se la ritrova lì, si fa ingolosire e calcia, la palla è alta. Con le mani lo popolo, palla per Ortiz, mette giù, poi prova a girarsi con la suola per un compagno che non c'è. Batte Barbosa. Palla per Orlino, regala di fatto palla al Molfetta, Di Benedetto chiude lo stesso Orlino, poi il ritorno rischia con la rapidità di Dell'Olio. Tanto c'è stato uno scontro fortuito tra Orlino e Di Benedetto. C'erano d'intesa, adesso si riparte con Orlino per Barbosa, questa volta bene per Cantieri. Deliso cerca ancora Cantieri, palla deviata, in qualche modo arriva al numero 10 del Bitonto che deve tornare indietro per Barbosa. Orlino, Barbosa, dentro per Deliso, col petto, la mette giù Deliso, il palleggio, si gira da via Deliso, poi da terra recupera palla Orlino, Barbosa. Tinta il sinistro, Barbosa va via ancora, Dell'Olio e poi Di Benedetto, ma l'ultimo a toccare è Claudio Barbosa, rimessa laterale a favore Molfetta. Di Benedetto, palla per Lo Popolo, buon movimento da parte di Ortiz che riceve, spalla alla porta. Lo scarico per Di Benedetto. Pedone. Ortiz si accentra. Ortiz, palla per Pedone. Che va a calciare. La respinta di ritorno in calcio d'angolo. 4 e 10 trascorsi sul cronometro. Parziale che resta fermo sul 2-2. Pronto a battere Di Benedetto. Per Pedone, Dell'Olio riceve, poi si trascina palla fuori. Orlino per il ritorno, lungo, dove non c'è nessuna maglia verde. Ortiz, Di Benedetto, Ortiz, Pedone. Tacco di Benedetto dietro per Pedone, Dell'Olio. Dall'altra parte bene per Ortiz. Finta con la suola, poi Pedone. Ortiz, Dell'Olio. Si accentra, poi non riesce a calciare. Invece calcia Ortiz, si oppone Cantieri. Poi Ortiz, palla per Lo Popolo. Lungo tra le mani di ritorno che va a cercare Cantieri. Di fatto si scambiano la palla, Lo Popolo è in ritorno, poi Dell'Olio la mette giù, palla per Ortiz, prova a chiudere l'1-2, Barbosa con un braccio, già munito Barbosa, è una partita non
una delle partite non migliori di Barbosa, finisce con un doppio giallo e rosso. Lascia i suoi in inferiorità numerica Claudio Barbosa. Fascia di capitano che passa a Orlino. E adesso 2 minuti in inferiorità numerica per il Bitonto, che dovrà stringere i denti, forse anche soffrire. Entrato in campo al posto di Cantieri Acqua Fredda. 14:50 sul cronometro, ancora da giocare, e quindi il Molfetta che non ha fretta, prova ad impostare. Ortiz, palla per Di Benedetto, ritorno, va a bloccare, poi palla per Deliso che la mette giù bene, poi Dell'Olio riesce a recuperare palla. Ortiz, Di Benedetto, Ortiz calcia lui, ritorno, respinge, poi Deliso, palla per Ortiz dopo il tocco di Dell'Olio. Di Benedetto vuole trovare il gol del vantaggio il Molfetta, sfruttando la superiorità numerica, lo fa con calma, adesso scambiando palla. Ortiz deve provare a liberare il destro, Di Benedetto non calcia, Ortiz neanche, Di Benedetto non calcia, Ortiz, palla per Di Benedetto, calcia Di Benedetto con l'esterno, palla che termina fuori. Tanto time out chiamato dal Bitonto, pubblicità per noi. Mani ritorno, si torna in campo dopo l'indicazione di mister Di Bari. Uno dei 2 minuti in inferiorità numerica è trascorso. Adesso rimessa laterale, Deliso dietro per ritorno. Palla ancora per Deliso di testa Dell'Olio, Murolo. Tocca Deliso, poi ancora Murolo, palla per Di Benedetto, Ortiz. Allora prova a ricomporsi il Molfetta per cercare la rete del vantaggio. Di Benedetto, palla per Dell'Olio, Di Benedetto, ancora Ortiz, si accentra ma non calcia, Dell'Olio, Ortiz, dentro per Murolo, palla che termina fuori. Tanto
è pronto già Caggianelli. Poco più di 30 secondi ancora in superiorità numerica per il Molfetta. Deliso calcia, poi Orlino lungo, alla che termina nella zona di Lopopolo, dell'Olio, Di Benedetto, Ortiz calcia, Molfetta 3, Bitonto 2, arriva il vantaggio del Molfetta con Ortiz. Dentro pedone, dentro Reino, si torna in parità numerica in campo, campo Lovascio. Dell'Olio, palla per Reino, Deliso lascia sfilare, ritorno, palla per Lovascio che scivola però. C'è una zona del parquet umida. Arriva subito lo staff ad asciugare quella zona di campo. Non ha permesso a Lovascio di raggiungere il pallone. Ci sarà rimessa laterale a favore Molfetta. 7:15, i minuti trascorsi sul cronometro. Conduce il Molfetta 3-2, ha sfruttato al massimo la superiorità numerica in campo e con Ortiz ha trovato la rete che ha portato nuovamente in vantaggio la squadra di mister Rutigliani. Reino, palla per Dell'Olio, dentro per Di Benedetto, ancora Reino, Dell'Olio, pedone, Dell'Olio, si torna indietro dallo Popolo, va lungo lo Popolo, non trova nessun compagno, costretto a buttare palla, rimessa affidata a ritorno, Caggianelli, acqua fredda, Caggianelli per Lovascio, si gira, va via bene, poi calcia anche esterno della rete. Lo Popolo per pedone, Dell'Olio rischia, palla per acqua fredda che prova a liberare il destro, chiude poi di nuovo Dell'Olio, lo lascia a lottare con pedone, lo lascia va via in maniera egregia, palla per Caggianelli che però perde tempo e non riesce a liberare il destro, poi sbaglia acqua fredda, ripartenza Molfetta, Reino velocissimo, Reino fino in fondo, palla dentro. Arriva la chiusura di Deliso e arriva poi il cartellino giallo per Caggianelli che ha commesso fallo. L'azione è proseguita per il vantaggio. Adesso arriva un fallo per il Bitonto. Se ne ha commessi due in questo secondo tempo, uno invece il Molfetta, batte Dell'Olio, palla per Murro che finta di calciare col sinistro, poi palla che arriva ad acqua fredda che prova a far ripartire i suoi, va via bene acqua fredda, gran lavoro, la palla per Lovascio che calcia lo Popolo, palla in calcio d'angolo, anzi non c'è stata deviazione, ha colpito il palo Lovascio, ci sarà rimessa dal fondo con le mani Lo Popolo, tocca qua fredda, Murolo si intestardisce, alla fine non c'è fallo, Dell'Olio, palla per pedone, Murolo troppo forte per Reino che riesce solo a toccare con la testa. Rimessa
traversa laterale, batte Caggianelli per ritorno, colpito Lovascio, ritorno deve rimediare, la porta è vuota, si rialza ritorno, poi Dell'Olio, palla per Murolo, Dell'Olio, ancora palla per Murolo, Dell'Olio, lungo di testa qua fredda, palla che diventa buona per il numero 10 del Molfetta, che prova ad andare via, messo giù da Caggianelli, anzi no, non c'è fallo, ci sarà calcio di punizione a favore Bitonto, simulazione di Reino, cartellino giallo ai danni del numero 10. Caggianelli, palla per il ritorno che sbaglia il passaggio per Cantieri. Nessun problema per Lo Popolo che adesso va a servire Pedone. Dell'Olio. Reino. Sbaglia il numero 10. Non riesce ad uscire dalla propria metà campo il Molfetta. Caggianelli, palla per acqua fredda. Caggianelli, Lovascio. Dentro per acqua fredda che tocca, poi Pedone, arriva il raddoppio di Dell'Olio che trascina la sfera fuori, calcio d'angolo a favore Futsal Bitonto, batte acqua fredda, dentro chiude Reino, poi altra rimessa laterale. Acqua fredda per la conclusione di Cantieri, Lo Popolo in due tempi blocca. Palla per Dell'Olio. Murolo. Murolo prova a girarsi, va giù, non c'è fallo, rimessa laterale a favore Bitonto, batte Cantieri per Lovascio. Caggianelli. Acqua fredda, palla per Lovascio. Caggianelli, ancora Lovascio. Calcia lui, colpito Cantieri. Provato ancora una volta con il mancino. Lovascio. Reino, lungo, esce e ritorno, palla per Cantieri che la mette giù, poi acqua fredda. Dentro per Caggianelli, la palla in qualche modo passa, Caggianelli prova ad andare via. Caggianelli fino in fondo calcia, palla deviata, Lo Popolo blocca. Dell'Olio. Ancora una volta ha cercato Reino, recupera palla il Bitonto, Caggianelli. Prova a saltare la pressione di Dell'Olio. Rimessa laterale a favore Molfetta. Fuori Murolo, fuori Dell'Olio, dentro Ortiz e Di Benedetto. Lo Popolo. Palla per Ortiz. Lungo cercare Di Benedetto. Ritorno, blocca senza problemi. Palla per Caggianelli. Acqua fredda. Caggianelli. Cantieri riceve, si gira, può puntare, calcia Cantieri, forte Lo Popolo respinge, poi Ortiz mette in fallo laterale. Problema per Ortiz. Al petto per Ortiz che si rialza, acqua fredda, palla per Deliso, prova l'1-2 con Cantieri, occhio perché rischia il Molfetta con Pedone, rimessa laterale battuta da Deliso, acqua fredda, Caggianelli, acqua fredda, palla per Deliso, Cantieri riceve, calcia Cantieri, di reazione di Pedone, un calcio d'angolo. Batte Cantieri, palla per Deliso che calcia male, ripartenza subito di Ortiz, rapidissimo Ortiz, calcia Ortiz, ritorno, un riflesso pazzesco che evita la rete del 4-2. Hey!
batte Ortiz, palla per Reino che la va a rimettere dentro con i piedi, ritorno, mette in fallo laterale. Di Benedetto, palla per Pedone, Reino prova a puntare a qua fredda, ancora Reino, palla per Ortiz, qua fredda ha letto bene il ritorno con le mani per Deliso. Acqua fredda, Caggianelli, palla ancora per Acqua fredda, Deliso, adesso un po' di campo il Bitonto, Deliso dentro per Acqua fredda, la palla era per Cantieri, palla che non esce, poi Locopolo prova ad imbolarsi verso la porta, il suggerimento per Ortiz, dall'altra parte di Benedetto, prova a mettere ordine, adesso il Molfetta con Ortiz per Di Benedetto, Pedone, Ortiz, lungo per Di Benedetto, esce il ritorno ancora una volta in maniera super precisa, batte Di Benedetto per Pedone, Ortiz, Locopolo, palla per Reino, non rischia di saltare l'uomo, poi Deliso bene su Di Benedetto, arriva Caggianelli che sbaglia però il passaggio, Reino sbaglia anche lui, calcia Cantieri, forse c'è stata una deviazione, è stata una decisione da parte del direttore di gara, quindi ci sarà calcio d'angolo a favore del Bitonto, Caggianelli, Deliso riceve calcio, palla lontanissima dallo specchio della porta, con le mani Locopolo, palla per Pedone, Di Benedetto deve liberare, alla fine Cantieri recupera palla, messo giù Cantieri, non c'è fallo, occhio a Pedone che deve ripartire, lo fa con palma da Locopolo che va a lungo, ha subito fallo però Pedone, calcio di punizione a favore Molfetta, l'esperienza conquistato questo calcio di punizione il capitano del Molfetta che però sbaglia, adesso Cantieri da due passi, Locopolo salva il Molfetta, acqua fredda, palla per Orlino, acqua fredda, Orlino, Deliso, ancora la pressione di Dell'Olio, lui l'ultimo a toccare, la rimessa a favore del Bitonto, Cantieri, palla per acqua fredda, partito Orlino di testa di Benedetto, poi palla che diventa buona per Ortiz che va a servire Dell'Olio, chiude bene acqua fredda, Deliso, Orlino, ha messo fallo di Benedetto, calcio di punizione a favore Bitonto, Orlino, palla per Orlino, di Benedetto legge bene, poi Locopolo con le mani per Ortiz, Dell'Olio 1-2, Ortiz, Deliso arpiona bene il pallone, poi arriva il raddoppio di Orlino, acqua fredda, Deliso, acqua fredda, Orlino, Deliso, palla per Cantieri che va a calciare esterno della rete, Pedone, palla direttamente in fallo laterale, Deliso lascia Dornino, va a calciare, riesce il ritorno che va a calciare verso la porta, Locopolo ci prova anche lui, palla che diventa buona per Dell'Olio, Orlino salva e poi Dell'Olio sul fondo, che salvataggio ancora di Orlino, aveva salvato sulla linea nel primo tempo, ha salvato anche adesso
dal 4-2 il Bitonto. Posta pedone, palla per Di Benedetto. Muro lo prova ad allungare, c'è acqua fredda alle spalle. Orlino, palla ancora per acqua fredda. Cantieri, acqua fredda, va a calciare. Chiude bene il Molfetta, poi prova a restare davanti il Bitonto. Rimessa laterale a favore degli ospiti. Tanto time out chiamato dalla Molfetta, pubblicità per noi. Al termine del match conduce sempre il Molfetta per 3-2. Deliso prova ad andare via, palla in fallo laterale a favore degli ospiti. Pronto a battere pedone lungo da Ortiz, di testa Orlino, non riesce a servire acqua fredda, altra rimessa a favore Molfetta. Dell'olio per Di Benedetto, si va indietro da pedone. Muro, Orlino per Cantieri, ancora una volta non riesce a ottenerla il Bitonto, altra rimessa a favore Molfetta. Arbitro che ferma il gioco, ancora una zona del parquet bagnata. Pronto a battere dell'olio. Lo popolo lungo direttamente dove c'è il ritorno che va a bloccare con le mani. Palla per Orlino. Acqua fredda. Cantieri. Palla per Orlino che se la ritrova un po' arretrata. E allora rimessa laterale ancora a favore Molfetta. Batte dell'olio, palla per Lo Popolo, ancora dell'olio, sempre lungo il suggerimento, dove c'è sempre e solo Marco ritorno. Palla per Deliso. Tocca Di Benedetto, Deliso prova a liberare. Deviazione in fallo laterale, batte sempre il numero 11 del Bitonto. Di testa, acqua fredda, palla che termina non lontana dallo specchio della porta. L'ha seguita con lo sguardo Lo Popolo, adesso va a lanciare lungo, preciso per Murolo, tocca Orlino, la rimessa a favore del Molfetta.
2. Calcio dell'olio, deviazione, altra rimessa sulla fascia opposta. Batte di Benedetto dietro per Pedone, altro errore di posizionamento del pallone, e allora altro cambio di rimessa a favore del Bitonto. Batte Orlino, ritorno, va a calciare lui, forte, alto. Con le mani lo popolo, tocca Orlino. Rimessa laterale a favore Molfetta, 3.50 sul cronometro, ancora da giocare. Dell'olio, Pedone, palla per Di Benedetto. Si torna indietro da Pedone, Murolo. Chiude Orlino, la rimessa è sempre a favore del Molfetta. Di Benedetto, va via Di Benedetto, palla dentro, l'aspettava dell'olio, ha potuto calciare Di Benedetto, palla che termina fuori. Cantieri sbaglia il passaggio, il numero 10 del Bitonto, Pedone, palla per Murolo, lo popolo, lungo, ritorno, blocca. Palla per Orlino, che riceve, torna indietro, ha toccato Murolo, rimessa laterale a favore Bitonto. Deliso, toccato Di Benedetto, la rimessa laterale a favore del Bitonto. Cantieri, palla per Deliso, recupera palla il Molfetta, dell'olio va via velocissimo, dell'olio fino in fondo, dell'olio calcia, ritorno, respinge con i piedi in fallo laterale. Pedone, calcia Pedone, Molfetta 4, Bitonto 2, la rete di Capitan Pedone. Allunga il Molfetta, più 2 sul Bitonto, e allora Di Bari schiera Orlino con la maglia del portiere di movimento, l'uomo in più in mezzo al campo per provare ad accorciare. Cantieri, palla per Caggianelli, Deliso, Lovascio, esce bene Ortiz, Pedone, la porta è vuota, Lovascio respinge, palla che termina di poco fuori, stava diventando davvero una grande occasione quella per il Bitonto. Torna tra i pali, ritorno dell'olio fino in fondo, calcio dell'olio, palla sul fondo, Deliso, palla per Lovascio, palla per Cantieri, calcio a Cantieri, accorcia il Bitonto, Lucas Cantieri, Bitonto 3, Molfetta 4, e adesso un finale infuocato. Ortiz, palla per dell'olio, Murolo, recupera palla Lovascio, prova ad andare via, poi la perde Murolo, con le mani in ritorno, palla per Deliso, un tormento brutto di Pedone, un gioco pericoloso, arriva il cartellino giallo per Pedone. Intanto rientra in campo Orlino al posto di ritorno per provare a impostare questa azione offensiva con l'uomo in più nella metà campo della Molfetta.
Ci ripensa mister Di Bari, chiama fuori Orlino, tra i pali il ritorno, c'è ancora tempo per provare a trovare il pareggio. Allora non vuole rischiare mister Di Bari. Caggianelli, tocca per Cantieri, questa volta attenta la difesa del Molfetta che aveva subito la rete del 2-2 in questa situazione. Aveva segnato Cantieri. Deliso rischia il Bitonto, Dell'Olio tocca in palla laterale, la porta è vuota perché Orlino è rientrato al posto di ritorno. Caggianelli, palla per Lovascio. Caggianelli, Cantieri, esce Dell'Olio, Lovascio, Deliso, palla dentro, ha chiuso Perone. Caggianelli, calcio a Caggianelli, lo popola all'ultimo, ci mette le mani, calcio d'angolo a favore Bitonto, 1.50 da giocare, batte Orlino. Palla per Caggianelli, la mette giù, non calcia, Cantieri, Orlino, palla dentro, Deliso tocca, Lovascio, si gira, va via, poi Ortiz arpiona, commette fallo Deliso. Quarto fallo commesso dal Bitonto, 3 commessi dal Molfetta, 1.30 da giocare. Torna, ritorno tra i pali. Ortiz lungo, esce, ritorno, che non la tiene, quella blocca. Palla per Lovascio, che ha spazio, Lovascio, dentro per Deliso, calcio a Deliso, lo popolo, gli chiude lo specchio, calcio d'angolo a favore Bitonto. Batte Deliso, palla per Cantieri che calcia, ha colpito di fatto Lovascio. Rimessa laterale a favore Molfetta, batte Dell'Olio. Pedone, Ortiz lungo, regala palla a ritorno, Lovascio a spazio, prova a liberare il sinistro, calcia Lovascio, palla deviata in calcio d'angolo. Batte Cantieri, palla per Caggianelli, la mette giù, Caggianelli non calcia, poi palla per Orlino, Cantieri attaccato da muro, si gira, palla dentro, Deliso due volte lo popolo, poi Ortiz calcia, Caggianelli con il petto si oppone, rimessa laterale a favore Molfetta quando sta per partire l'ultimo giro di orologio. Batte Ortiz, palla per Pedone, Ortiz, lo popolo lungo, costretto a lanciare palla sempre il numero 12 del Molfetta. Deliso rischia ma riesce a servire Cantieri, si attende l'arrivo di Orlino, Cantieri prova a mettersi in proprio, messo giù, non c'è fallo. Rimessa laterale a favore Molfetta che può respirare. Batte Dell'Olio, palla per Ortiz, lungo, Deliso, lo popolo salva sulla linea con le mani per Murolo che prova a tenerla lì. Ultimi 30 secondi, Ortiz lungo, esce il ritorno che va a bloccare, palla per Caggianelli, chiude bene Murolo. Rimessa laterale, Camporlino per il ritorno, Caggianelli, Lovascio, Caggianelli, mandano a vuoto Dell'Olio. Deliso con calma, adesso Lovascio, Caggianelli, palla per Orlino, che errore da parte di Caggianelli che sciupa così la possibilità di creare un'azione offensiva. Rimessa laterale a favore Molfetta, 12 secondi al termine, lo popolo lungo per Murolo, bene per Ortiz che prova a far passare i secondi, Pedone, Ortiz, calcia Ortiz, triplice fischio, vince il Molfetta che raggiunge in vetta a 12 punti il Bitonto con una partita in meno rispetto alla squadra di mister Di Bari. Ci aspettavamo una partita bellissima e lo è stata, porta a casa i 3 punti il Molfetta con il risultato di 4-3.
I marcatori sono stati Di Benedetto, che ha sbloccato il match, poi il raddoppio di Dell'Olio, Lovascio prima e Cantieri dopo hanno pareggiato. Ortiz si è portato il Molfetta sul risultato di 3-2 con il Bitonto in inferiorità numerica, poi 4-2 di Pedone e poi è arrivata la rete di Cantieri per il definitivo 4-3. Due squadre che hanno dimostrato davvero di meritarsi quella posizione in classifica. Arriva però la prima sconfitta per il Futsal Bitonto tra le mura amiche. Dal Pallaborsellino di Bitonto è davvero tutto, ricordiamo il risultato finale, Futsal Bitonto 3, Aquile Molfetta 4. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo il più cordiale buon proseguimento di serata.